Riforma del catasto all'ordine del giorno del governo. Quali sono un po' le tempistiche di questo censimento? Quali sono le questioni tecniche legate a questa operazione? La domanda è composita. Allora, ieri il Consiglio dei Ministri innanzitutto ha approvato in via definitiva il primo decreto legislativo legato alla legge delega sulla riforma del sistema estimativo catastale, e questo riguarda in modo particolare l'istituzione delle nuove commissioni censuarie locali e centrali che dovranno validare le funzioni statistiche del nuovo sistema estimativo sono però degli organi amministrativi che si insedieranno fra un anno dal momento in cui questo provvedimento entrerà in vigore. Questa è la parte cosiddetta procedimentale. Noi stiamo lavorando già da parecchi mesi invece alla bozza di decreto legislativo che invece riguarderà realmente la riforma. E quindi è una riforma complessa, articolata, direi epocale, riguarda 62 milioni di unità immobiliari, di cui la maggior parte sono costituite da unità immobiliari cosiddette ordinarie, e sulle quali ci dovrà essere una stima fatta in base a una funzione statistica che sarà validata poi dalle commissioni censuarie. Invece per una quantità minore, quasi un 2% di tutti i 62 milioni di unità immobiliari, ci sarà una stima di letta di tutte le attività, più che altro quelle produttive, di tutte le realtà immobiliari produttive. E quindi queste invece saranno valutate in modo diretto sia dai nostri funzionari sia da professionisti che probabilmente ci daranno una mano. Il lavoro è molto articolato, abbiamo stimato un tempo di 5 anni, ovviamente dipende anche dalle risorse economiche e dalle risorse umane che ci daranno a disposizione. Comunque in tutta questa operazione sarà importante il ruolo di tutto il mondo che lavora intorno alla realtà immobiliare, quindi i comuni, le associazioni di categoria, i professionisti. E contiamo sulla collaborazione di tutti per realizzare una riforma di cui il Paese ha bisogno e che possiamo considerare epocale, in quanto oggi come oggi c'è uno scollamento tra la realtà reale del mondo immobiliare e invece quella, per così dire, catastalizzata, stabilita da una rendita catastale che è più che altro vista in termini fiscali e che non dà una valutazione esatta di quella che è invece il valore patrimoniale dell'immobile. Quale potrebbe essere l'apporto della filiera immobiliare a questo tipo di operazione? Beh, questo innanzitutto deve essere deciso dall'autorità politica, perché noi ne stiamo lavorando ad una bozza che deve essere comunque condivisa dall'autorità politica, e questo è l'aspetto fondamentale. Ovviamente anche queste saranno scelte fatte dall'autorità politica. Noi siamo aperti a qualunque tipo di contributo, perché abbiamo bisogno poi tra l'altro di avere il contributo dei comuni, delle associazioni di categoria, dei professionisti, quindi vediamo in corso d'opera.